Sempre benvenuti per un nuovo vostro caffè da passare insieme e questa mattina sono ancora qui a Malpensa alla conferenza in cui abbiamo chiamato Johnny Duke, che sto indicando te perché sei uno dei protagonisti che ha contribuito. anche se si è mantenuto molto bene Johnny, quindi non si vede. Però sono comunque in compagnia di un ospite veramente speciale, perché Dario Kubler fa parte della ADA e ha contribuito a portare in Italia un pezzo di luna che è stato preso dagli astronauti, giusto? Durante la missione Apollo 15, dice. Sì, è stato preso da Irving nella missione Apollo 15 ed è un pezzo incredibile. Se potete osservare come fatto queste infiltrazioni bianche nel basalto, sono micidiali. Secondo me è il più bel pezzo che abbia mai visto portato qui in Italia. Sì, 3,3 miliardi di anni, d'altra parte la Luna è abbastanza vecchia. Invece parlaci anche del pezzo sotto, che so che è una tua creazione. Sì, il pezzo sotto è un pochino più giovane, infatti ha 50 anni, in realtà questa è la ricostruzione. Quello che vedete è il computer che ha permesso all'uomo di raggiungere l'orbita lunare e di entrare in orbita e allunare. Ci sono tante storie bellissime legate a questo oggetto, ma tenete conto che questo è stato il primo computer digitale progettato dalla università americana MIT e in particolare dall'Instrumentation Laboratories di MIT, e loro hanno costruito per la prima volta un computer basandosi su qualcosa che non esisteva ancora. La tecnologia dei microcontrollori e dei chip era appena nata, e per la costruzione di questo computer la NASA ha utilizzato per la prima volta nella storia un circuito integrato. Wow! Quindi ha segnato anche la storia poi dei computer come li utilizziamo oggi? Assolutamente sì. Quando poi presento durante le mie conferenze la storia dei computer, dico sempre che la capacità che aveva questo computer era pari a un oggetto che tutti quanti hanno in tasca, e la gente pensa subito al telefono. No, aveva una capacità elaborativa pari al telecomando di casa. No. Talmente era limitata, però sono riusciti a fare una cosa incredibile. E tra l'altro vedete qui questo oggetto che funziona con il software originale della missione. So che lo porti anche dai studenti. Sì, lo portiamo in giro, facciamo delle conferenze, lo mostriamo ai studenti, e ora abbiamo anche un progetto con l'Università La Sapienza per ricostruire il simulatore dell'allunaggio dell'EM pilotando quel simulatore direttamente con i programmi originali della NASA. Mamma mia, che brividi, ma ti volevo chiedere una cosa che sicuramente molti di loro si chiederanno. Com'è possibile che ce l'abbiamo fatto con la tecnologia dell'epoca e oggi invece con supercomputer e tutte le tecnologie? Cioè, sembra strano, magari hai intuito così, pensare che la potenza di calcolo così bassa ci ha comunque permesso di fare una cosa così straordinaria. Diciamo che avevano meno fronzoli, non avevano bisogno di Android o di altri sistemi operativi, erano assolutamente diretti e legati all'hardware. Ogni istruzione gestiva un registro, avevano un bit che faceva accendere il motore, e lo stesso bit, quando lo mettevi a zero, spegneva il motore. Quindi era tutto molto veloce. Per questo motivo, con 64K di codice sono riusciti ad andare sulla Luna e tornare indietro. In realtà ce n'erano due. Uno era nel modulo di comando, dove vivevano i tre astronauti, un secondo computer identico come hardware ma con software diverso è usato dal modulo lunare per scendere sulla superficie lunare. Quindi erano due computer che erano utilizzati. E come avrete magari visto anche nel recente film sulle donne che hanno contribuito, sulle matematiche che hanno contribuito dietro, oltre a questi computer c'erano anche computer in carne e ossa, che sono i matematici che hanno lavorato a mano per tanti costi che oggi magari farebbero i computer. E okay, allora noi ci diamo appuntamento per un altro incontro in cui magari mi racconti degli aneddoti su quando non ha funzionato, magari ci sono stati dei problemi che hanno dovuto risolvere al volo durante le missioni. Certo, volentieri. Grazie di cuore e ci vediamo presto. Ciao. Andate a tutti a seguire il sito di ADA, che è ada.it. Perfetto, ciao a tutti, continuate ad essere meravigliosi.